questa forma di espansione è una visione mentale essenziale che io in questo momento che ho effettuato, estensione della spalla, preparazione della scapola, preparazione dei dorsali, spinta e trazione, trasferimento, mantenimento, mira, ora mi si forma nella mente un'espansione che mi permette di non perdere tensione. L'espansione deve essere virtuale, assolutamente virtuale, non ci deve essere né spinta né trazione. Una volta raggiunto l'ancoraggio non ci deve essere più né spinta né trazione, sono già effettuato il trasferimento, sono in mantenimento. Mantenimento cosa vuol dire? Lo dice la parola, vuol dire fermi, ma sarei rovinato se fermi, ma nella mia mente mi si deve formare un pensiero di espansione, e possiamo poi discutere su quale pensiero mettere per quanto riguarda l'espansione. Sono in questa posizione, mi si forma nella mente un'espansione, sono in mantenimento e quindi il trasferimento è già effettuato, la spalla è già estesa e la freccia parte. Un attimo prima del rilascio, subito dopo che mi è venuta questa visione dell'estensione, un attimo prima del rilascio mi si deve formare nella mente il perfetto flutto. Vi dovete, questo è già un passo successivo di livello un pochino più elevato, però un attimo dopo l'idea dell'espansione, l'ho confuso dopo. Vediamo poi stasera quando fanno il test, se l'hanno capito. L'idea dell'espansione. Poi ho detto l'espansione proprio. Certo che non è serio, ma vediamo poi come è organizzata io. Quindi un attimo, oltre all'espansione, allora rifacciamo di nuovo tutto. Pretrazione, estensione della spalla, preparazione dei muscoli dorsali. Ok? Parto mantenendo in estensione la spalla durante la trazione e attivazione del muscolo dorsale, quindi spinta e trazione. Raggiunto l'ancoraggio, la punta è tornata più o meno nel centro, trasferisco, cioè aumento il dorsale mantenendo la punta nelle vicinanze del giallo, ma preoccupandomi solo di guardare il giallo. A questo punto mi si forma nella mente un'espansione virtuale, ma non un'espansione fisica. Un'espansione virtuale e la freccia parte. Un attimo prima che la freccia parte, io so già come agarrare il follow through. Tante cose così, in così poco tempo, consciamente è impossibile farle, sappiatelo. Allora si allenano a utilizzare quasi tutto il subconscio. Come? Esattamente come avete imparato a guidare l'automobile, non c'è nessuna difficoltà supplementare. Come la guidate l'automobile? Guardando i pedali? Cercando di capire dove mettere la marcia? Così qualche volta sì. Ma avviene tutto automaticamente, dopo un po'. Ma ci avete messo un po'. La stessa cosa è questa. Sembra complicatissimo, ma una volta raggiunto questo circolo virtuoso, tutto avviene in modo sistematico, soprattutto a livello subconscio.